uscita oggi Spare, il libro di memorie del principe Harry, tanto atteso e temuto dai Windsor. Rovinando sicuramente anche il compleanno della principessa Kate, che ha compiuto ieri 41 anni. Del resto, anche lei è vittima di questo colossale litigio familiare. Il principe Harry le ha dedicato parecchie pagine del suo libro, rivelando tutti gli episodi di tensione e di incomprensione che le due cognate hanno avuto fra loro. C'era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci della ribalta a mio fratello e a Kate. Molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate contro Meghan. Litigi che, se non fossero in un contesto così grave, potrebbero addirittura far sorridere. Harry ricostruisce il deterioramento dei rapporti fra le due cognate partendo da una banale lite per un lip gloss. Ebbene sì, Meghan avrebbe chiesto nel 2018, durante un evento pubblico, un po' di lucida labbra a Kate, che lo aveva dimenticato. La richiesta pare avrebbe fatto storcere il naso della bella e precisissima Kate, che nonostante tutto pare glielo avrebbe dato. Da lì sarebbe nata una tensione forte e soprattutto sarebbe nata la competizione. Kate sapeva che d'ora in poi sarebbe stata sempre paragonata a Meghan, così sentenze a Harry. Anche prima delle nozze le due cognate ebbero un diverbio, sempre per futili motivi. Il vestitino di Charlotte, che sarebbe stata la damigella dei Sussex, era grande e lungo. Da qui il pianto della bimba e l'intervento di Kate con Meghan per le dovute riparazioni. Un botta e risposta a colpi di SMS finito in tragedia. Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato a casa. Dunque, tutto il rancore di Harry è anche contro i principi di Galles. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basate su cose non reali. Sarà veramente difficile immaginare una riconciliazione dopo tutto questo. Ogni riga del libro è piena di accuse e livori contro tutti i membri della famiglia reale. Sarà consapevole il principe Harry che tornare indietro dopo tutto questo sarà praticamente impossibile?